Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi parliamo di libri, come sempre, e in particolare di un libro su un tema ultra di tendenza. Ebbene sì, parliamo di Snapchat, del primo libro italiano su Snapchat. Ne parliamo in anteprima perché questo libro uscirà ufficialmente domani. Avrò anche l'onore e il piacere di partecipare alla sua presentazione da parte degli autori Alessio Beltrami e Luca Mazzucchelli. E ora, tra poco, parleremo con Luca Mazzucchelli, gli ho telefonato per farci raccontare un po' che cosa c'è dentro questo libro. Quando scrivi il primo libro su un tema è sempre difficile perché devi aprire la strada, ecco, quindi sentiremo dalla sua viva voce cosa c'è nel backstage del lavoro di questo libro, diciamo come l'hanno costruito, quali sono le idee che ci stanno dietro. Prima di farlo voglio ricordarvi di scaricare la app di Strategia Digitale per iOS, quindi per il vostro smartphone, per il vostro iPhone, il vostro iPad. Tra pochissimo sarà disponibile anche quella per Android. Ma ora è arrivato il momento di ascoltare dalla viva voce di Luca che cosa c'è scritto dentro il libro Snapchat, come utilizzare l'app social del momento. Ciao Luca, ben trovato! Carissimo, sono sempre felice di essere tuo ospite e un saluto a tutti quelli che ci ascoltano. Allora Luca, grazie mille a te per avermi concesso questo spazio all'inizio della tua mattina. E so che oggi sarà una giornata molto calda, come anche domani quando ci sarà la presentazione del libro in libreria Egea a Milano, zona Università Bocconi. Andiamo subito al punto, Luca. Tu sei uno psicologo, è vero, sei uno psicologo che è lo psicologo più digital d'Italia, ma gli ultimi tuoi due libri sono due libri che non hanno nulla a che fare con la psicologia. Uno è video marketing, quindi ha a che fare con YouTube e video marketing, e l'altro è questo su Snapchat. Come mai uno psicologo si mette a scrivere i libri sul digital? Come mai? Hai ragione. Il fatto è che, innanzitutto io ho una grandissima passione per il tema della comunicazione. In particolare mi sembra che la comunicazione negli ultimi anni sempre di più, io credo in futuro questo trend sarà a crescere, sta modificando molto anche quelle che sono le nostre abitudini e la nostra psicologia, il nostro rapporto con gli altri, con noi stessi e con le cose che ci interessano. Il libro sul video marketing, chiaramente perché i video ci stanno oramai circondando e ci circonderanno sempre di più. Snapchat è un social network controintuitivo rispetto agli altri, che sta rivoluzionando molto, secondo me, il modo che i giovani soprattutto hanno di fruire le informazioni e le relazioni. Non potevo non andare a capire un po' come funzionasse. Questo libro su Snapchat è il primo libro in Italia. Come vi siete mossi per crearlo? Soprattutto perché siete stati super tempestivi. Io ho avuto il piacere di scrivere la prefazione per questo libro. Tu e Alessio mi avete chiesto questa cosa e per me è stato un grande piacere e un onore farlo. Ed era... quando era? Settembre? Quando è stato? Sì, era settembre, esatto. Ci eravamo incontrati a Roma, mi sembra che fosse proprio un settembre. Esatto. Ecco, quindi eravamo proprio in uno snaperitivo, in un aperitivo per Snapchat e c'erano quattro gatti di quando queste... È proprio l'inizio, diciamo, i pionieri, gli sperimentatori. Allora, come vi siete mossi per creare un libro su una tematica totalmente nuova come Snapchat? Guarda, in generale quando scrivi dei libri su delle piattaforme è sempre un po' un casino perché le piattaforme evolvono alla velocità della luce, soprattutto se la piattaforma è giovane, come giovane Snapchat, ma questo in realtà è verissimo anche per Facebook, no? Che solo nel 2016 ha introdotto tante di quelle novità da far girare la testa. Noi abbiamo pensato che il modo migliore per rappresentare quello che è l'utilizzo di Snapchat, quindi fosse concentrarci poco sugli aspetti tecnici, come installare, come aggiungere gli amici, eccetera, eccetera, e invece molto, molto di più sui case study, cioè sulle storie dei pionieri di questa piattaforma, come loro utilizzano Snapchat, quali tipi di benefici hanno tratto e che cosa hanno imparato, sia bene fare o non fare, quando ci si relaziona con le persone in una piattaforma così particolare come quella del fantasmino giallo.
Certo. E parlami un pochino di quelli che sono secondo te gli Snapchatter da tenere d'occhio, visto che voi siete partiti dalle esperienze concrete degli utilizzatori di questa piattaforma. Dimmi secondo te ad oggi, qualche mese dopo rispetto a quando avete scritto il libro, quali sono gli Snapchatter da tenere d'occhio per imparare da loro? Allora, guarda, ogni Snapchatter ha delle professioni diverse, degli obiettivi diversi. Io credo che chi ci ascolta debba iniziare a prendere come punto di riferimento quei due o tre Snapchatter italiani, ma soprattutto direi anche stranieri. Noi in realtà abbiamo raccolto le testimonianze degli Snapchatter italiani in questo libro, però anche dare un occhio sicuramente all'estero può essere utile. Quindi degli Snapchatter che perseguono gli stessi obiettivi che noi abbiamo in mente di realizzare. E quindi poi un po' orientarsi. A me in Italia piace molto Will Woosh, che peraltro è il grande Guglielmo Scilla, che peraltro ha lasciato una testimonianza anche lui sul nostro libro, perché lui è proprio un esempio, lui è sempre stato un pioniere, è stato il primissimo youtuber italiano e è stato uno dei primissimi talent ad approdare poi anche sulla piattaforma di Snapchat. Stesso discorso devo farlo per Clio Makeup, che anche lei ha partecipato alla stesura in parte di questo libro. Loro è molto bello la naturalezza con la quale riescono a parlare, come intrattengono, riuscendo a mantenere un certo ritmo tra uno snap e l'altro. E non sono mai troppo lunghi e non sono mai troppo brevi. E quindi, oddio, forse Clio poi si allarga un po' ogni tanto, però il suo pubblico ama molto questa cosa e quindi sicuramente è concesso. In ambito invece, ecco, questo è un modo di utilizzare Snapchat, che diciamo a me piace molto e che forse i talent se lo possono permettere. I liberi professionisti possono invece andare alla ricerca di altri esempi. A me piace molto Psicopapà, Luca Longo, perché lui ha questa rubrica su Snapchat nella quale ogni giorno, o quasi, in massimo 4-5 snap, quindi nel tempo di 40-50 secondi, ti dà uno spunto di riflessione sulla paternità. E questo è, lui è un libero professionista, chiaramente. Questo è un modo di utilizzare Snapchat invece più professionale, più leggero, senza appesantire troppo la comunicazione. Ma io credo comunque molto di valore e sicuramente anche molto ben posizionante il tuo brand. Bisogna un po' leggere, ecco, tra le pagine del libro sicuramente si possono trovare tanti esempi e tante anche sfumature un po' tra questi due estremi che magari ho rappresentato e capire un po' che cosa vuole il nostro pubblico, un po' anche noi che tipo di percezione vogliamo dare e come ci sentiamo a nostro agio a utilizzarla. Con la diffusione di Snapchat e con la crescita dell'interesse per questo nuovo strumento di comunicazione, sono fioriti anche gli Snapchat Advisor, i consiglieri di Snapchat, i corsi su come utilizzare Snapchat per il marketing, i libri su Snapchat. Infatti, oltre al vostro, non so se è già uscito o è in uscita un altro di Apogeo, so che ne stanno scrivendo altri, ci sono tantissimi ebook. Quindi è fiorito il mercato di coloro che vogliono insegnare e spiegare come utilizzare Snapchat. Allora, quello che ti chiedo, visto che tu sei un esperto di cambiamento, sei un esperto anche di quella che è la crescita psicologica e personale delle persone, secondo te dove bisogna andare? Bisogna andare nella direzione della sperimentazione assoluta, quindi prendere Snapchat e provare a utilizzarlo senza ascoltare nessuno, puntando proprio solo sulla propria intuizione e originalità, oppure è bene farsi introdurre da qualcuno o da qualcosa come un libro o un corso in questo mondo, perché questo sembra essere un social molto controintuitivo, così è stato definito. Sicuramente, come dici tu, guarda, io credo che sia necessario un po' entrambe queste componenti. Noi, io e te, siamo partiti a mani nude, nel senso che non c'erano corsi, non c'erano libri, c'erano dei riferimenti, tipo Gary Vaynerchuk, no? Che tu lo aggiungevi al suo profilo e provavi un po' a vedere lui come si muoveva, o anche altri, Tai Lopez, io guardo ogni tanto. Però in ogni cosa, un po' le cose le devi capire da solo, quindi provando, sperimentando, ritagliandoti uno spazio per fare tutto di testa tua. Soprattutto poi se sei all'inizio, che non hai un grande seguito, questo è anche molto più facile e molto meno rischioso, perché male che vada ti guardano in tre gatti e il giorno dopo si sono dimenticati delle tue performance.
Però, insomma, è anche molto importante sottolineare che prendere degli altri riferimenti, cercare di confrontarsi tramite delle pagine di un libro, tramite l'ascolto di un podcast o tramite la partecipazione a un corso di formazione, va incontro a quegli elementi di pensiero, di novità che magari tu non avevi coltivato e che possono sicuramente darti degli spunti per poi trovare sì la tua angolatura unica e originale di utilizzare l'applicazione. Mi ricordo quando ho intervistato proprio nei primissimi mesi dell'arrivo di Snapchat in Italia Patay Pisi, che è uno Snapchatter e anche il creatore di Ghost Loved, che è l'account, la piattaforma di lancio di molti Snapchatter italiani. Bene, Patay Pisi mi diceva, quando gli ho chiesto che cosa fa nella vita, mi disse: sono uno YouTuber pentito. E mi hai parlato di altri YouTuber, mi hai parlato di Wilwush, di Clio Makeup. Allora, quello che ti chiedo è: Snapchat da solo ha poco senso di essere usato perché è un, diciamo, un social chiuso che funziona come potenziatore, come booster di altri social, oppure può oggi, con le funzionalità che sono state aggiunte, con la crescita del mondo Snapchat, può funzionare anche da solo in una strategia di comunicazione, di marketing o di personal branding? Allora, io credo che oggi Snapchat rappresenti una frontiera in America già molto matura, in Italia ancora un po' acerba, e questa è la grande opportunità, perché chi arriva per primo sulle piattaforme ancora vergini riesce a crearsi un seguito prima di altri, a capire prima degli altri le logiche, come funzionano, eccetera, eccetera. Credo che una buona strategia di comunicazione debba ancora tenere presente una serie di altri social. Considera che se tu utilizzi Snapchat e quindi fai video principalmente, gli stessi video che metti su questa piattaforma li puoi montare, cambiare e estrarre l'audio, poi lì bisogna un po' capire, però sicuramente o trasformare in GIF magari se fai delle immagini anche insieme, però li puoi recuperare anche su altri social, da Instagram Stories ad esempio, il cui funzionamento è praticamente identico. Quindi in realtà questo libro che abbiamo scritto, che racconta delle storie dell'utilizzo di Snapchat, in realtà si adatta benissimo anche a chi vuole cercare di utilizzare al meglio Instagram Stories. Quindi io direi questo comunque, Giulio: in questa fase è importante esserci su Snapchat, i pionieri, gli early adopter, perché molto presto, io prevedo, e non sono l'unico, anche Marco Montemagno, lo stesso Gary Vaynerchuk, che questa piattaforma, che si porterà peraltro in borsa, credo, tra qualche mese, andrà incontro a un affollamento sempre maggiore. Di affidare tutta la comunicazione soltanto a Snapchat, secondo me, è ancora prematuro, ma sicuramente va guardato con grandissima curiosità e interesse. Bene, visto che l'ha tirato in ballo, parliamo un secondo di Instagram Stories, perché proprio ieri ho incontrato Sara Veltri, che è una Snapchatter e autrice, insieme a Mary Pantone, del primo corso in aula su Snapchat qui in Italia, oltre che essere coautrice di questo podcast, e lei mi diceva: Giulio, ultimamente mi sto proprio deliziando dell'utilizzo di Instagram Stories, lo sto esplorando e mi sembra che abbia delle potenzialità enormi anche rispetto a Snapchat, per la sua capacità di introdurti in altro, di metterti delle call to action e quindi di farti realizzare per esempio dei teaser attraverso Instagram Stories che ti portano poi a un video o a un altro contenuto. Possibilità che anche Snapchat in realtà, secondo me, tra pochissimo offrirà a tutti, e che Snapchat già oggi prevede per i grandi publisher: la possibilità di vedere un video e poi semplicemente facendo uno swipe, diciamo scorrendo col dito sullo schermo, passare a un contenuto più sostanzioso, testuale o video. Qual è la tua opinione su Instagram Stories? Sei tra quelli che sono infastiditi dalla copia pedissequa che ha fatto di Snapchat? Sei tra coloro che dicono: beh, ora che sono riusciti a copiarlo, visto che Instagram è di Facebook, è ben integrato con tutto il mondo Facebook, sicuramente lo scavalcherà? Sei dei puristi che dicono: no, ma noi comunque andiamo a guardare quello che fa Snapchat? Dammi un pochino il tuo parere. Guarda, allora, io sono laico, nel senso che credo che chi si occupa di comunicazione online, chi si occupa di business online, o anche solo chi si occupa di voler creare una community online o di dare valore alle persone online, debba testare in maniera laica tutte le piattaforme che ci sono, e ciò che funziona lo porti avanti, ciò che non funziona lo tagli fuori. Uno deve provare se su Instagram Stories
ha o no un feedback positivo, in base a quello puoi prendere le sue decisioni. Io credo che lato mio è interessante Instagram, anche perché su Instagram c'è già molta più gente di quello che c'è, di quella che c'è su Snapchat, e in un social fatto principalmente da fotografie, il rompere con i video è qualcosa che non passa indifferente, cioè vieni notato. Quindi io il suggerimento che do è di stare su tutte e due le piattaforme, non vedo perché una debba escludere l'altra. Snapchat credo che sia il futuro e ci credo molto, tanto che appunto ho scritto un libro e la utilizzo quasi quotidianamente. Instagram Stories in questo momento sta andando, è il presente, e quindi è importante essere presenti anche lì, come anche su Facebook, insomma, questa è un po' la mia opinione. Benissimo, dimmi un'ultima cosa. Io sono stato chiamato a fare un corso dall'Istituto Rossellini, che è un istituto che si occupa di cinema qui a Roma. Parlerò a ragazzi che studiano cinema che quindi studiano la narrazione, il parlare attraverso le immagini, le tecniche anche tradizionali. Parlerò sia di YouTube sia di Facebook, ma anche di Snapchat e Instagram Stories. Secondo te questi nuovi social, anzi queste nuove modalità di comunicazione, hanno creato qualcosa di nuovo anche nel modo di narrare e narrarsi, oppure semplicemente portano tutto questo mondo in una dimensione più cazzeggiona e giocosa? Allora, vabbè, il rischio della deriva cazzeggiona è presente in ogni angolo della nostra quotidianità, però io credo molto che Snapchat è un social che ti mette i limiti. E i limiti sono fondamentali per la nostra crescita, ma anche per la nostra creatività. Cioè, se tu sei obbligato a scattare a girare un film con una camera fissa e con un obiettivo che è solo quello e non puoi mai zoomare, cioè è ovvio che il regista, grazie a quel limite, deve inventarsi delle cose per rendere più creativo, per rendere comunque piacevole il film, e lì appunto emerge la creatività. Se tu devi scrivere un libro, ma puoi usare al massimo 400 parole, è chiaro che tu con gli ingredienti che hai devi inventarti una ricetta creativa. Ecco, Snapchat ci mette in contatto con questa sfida, e quindi secondo me può far nascere tante nuove creatività. Bisogna mettersi lì, studiarlo, provare, perché tu hai il limite che puoi usare solo la camera del telefonino, hai il limite che hai un numero limitato di filtri che puoi applicare, e è molto democratico da questo punto di vista Snapchat, perché dà a tutti quanti gli stessi strumenti, e quindi poi ti permette di appoggiarti sulla tecnologia fino a un certo punto, ma dopo devi fare emergere il tuo vero valore interiore. Perfetto, grazie mille Luca, ci vediamo domani alla presentazione. Grazie, un abbraccio a tutti, ciao. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata ed è stato molto bello poter parlare direttamente con Luca, che essendo l'autore ci ha saputo dare una visione interna a questo libro, ma soprattutto interna a questo social. Uno dei modi per imparare meglio, secondo me, le cose è scriverci un libro sopra, o crearci un podcast, crearci un blog. Insomma, quando noi dobbiamo spiegare agli altri come funzionano le cose, le impariamo a tutto un altro livello. E allora, visto che i pionieri sono quelli che sono capaci di introdurre anche i loro amici, la loro cerchia sociale in questi nuovi mezzi di comunicazione, la parola magica, la parolina segreta con la quale potrete vincere una copia di Snapchat, come utilizzare l'app social del momento, scritto da Alessio Beltrami e Luca Mazzucchelli, è proprio pionieri. Quindi andate su guidadigitale.com/libro-in-regalo e inserite la vostra email e la parolina magica per partecipare all'estrazione di questo libro. Non ce l'ha nessuno in questo momento in Italia, tranne quelli che hanno partecipato alla scrittura. Io stesso lo riceverò oggi tramite corriere, domani avrò il piacere di partecipare alla presentazione e di fare anche un evento prima della presentazione. Ve ne ho parlato, è uno smart networking, un evento di networking creato per conciliare la formazione, perché ci saranno Sara Veltri e Roberta Moretti che ci spiegano come fare personal branding con Snapchat e con i video,
faremo un momento di networking per conoscerci tutti personalmente e poi andremo tutti insieme alla presentazione del libro su Snapchat. Naturalmente tutti i partecipanti allo Smart Networking avranno in regalo come totem il libro di Snapchat in anteprima, ancora prima degli stessi partecipanti alla presentazione. Per venire a questo evento di Smart Networking, partecipare è molto facile, bisogna solo andare su personalbrandingsnapchat.eventbrite.com o comunque, ragazzi, nel link, nelle note dell'episodio ci sono tutte le informazioni del caso. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e a domani, se venite alla presentazione e all'evento a Milano, sarà un piacere conoscerci personalmente e stringerci la mano. Ringrazio i grandi produttori di Strategia Digitale, Roberto Andreoni, Nicolò Ravanelli e Federico Izzi, e tutti gli altri produttori che con importi di minore entità comunque contribuiscono a mandare avanti questo podcast. Ringrazio Sara Veltri, coautrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e Radiospeaker.it, curatore del nostro sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.